Ci dai uno spoiler di una canzone? Ok. Guarda come va a finire lo spoiler di per davvero. Questa cosa che si è anche Davidone. Comunque stavo pensando, che ne pensi di, ci hanno chiesto di Tank e Peglia? Stanotte non hai dormito? No. Che hai fatto? L'amore. Ecco, chi? Spiego chi. Ah, forse inizia con la lettera. Non ho niente da fare, un film distratto e al tuo nuovo gatto. Hello, come state? Tutto a posto? Ok. Ecco, mi è arrivata la notifica. Ti sei positivo? Notifica di cosa? Della tua live. Ah, no, sì, ma da perché l'hai chiamata Valerio Sespo allo stadio non Sespo? Sespo e Valerio. Frate, che stronzo. Ho scritto pure Sespo in maiuscolo perché non ero capace di scrivere Valerio in maiuscolo. Se ci fai caso, guarda qua. Vedi? Scritto in minuscolo. Regà, ma che taglio? L'ho beccato a caso. Siete un branco di coglioni. Che ci credete? No. Regà, ma secondo voi, porca puttana, li possiamo beccare a caso su un treno? Non è vero, io vi voglio bene, ragazzuoli, non è vero. Forza azzurri. Allà, stiamo aspettando? Questo. No. L'ha staccato, raga, l'ha staccato. Stavo lui. Allora, decidiamo dove andare a mangiare. Roma. Quindi? Che fame? Frate, io voglio andare a mangiare. Cioè, sto morendo di fame, non mangio da 6 giorni. Io non faccio sesso da 6 giorni. Dai, dove andiamo a mangiare? A Lugano. Non è vero, prima non stavi parlando con... Che c'è? Dai, andiamo a Lugano. Let's go to... Allora, cambiamo idea. Italia e Svizzera, se dovesse vincere l'Italia, andiamo a Lugano. A festeggiare. Se dovesse vincere la Svizzera, andiamo a Lugano per dire... Mi dispiace. Vabbè, raga, io sto morendo di fame. No, a parte scherzi, tutto a posto? Siamo positivi? Sì. No, scherzo, non si scherza su queste cose. Andiamo a prendere... Calcola, dobbiamo stare allo stadio un'ora fa, precisa. C'è il Gennaro. Riga, il Gennaro che è fatto. Però... Oh, negativo? Siamo negativi. Possiamo Ah, ce lo teniamo o no? Ce lo possiamo tenere? Ci possiamo... Foto, sì, facciamo una foto. Fai foto, dai. C'è una foto, siamo negativi. Esposito Mazzei. Così, dai. Va. Perfetto. Mazzei esposito. Grazie mille. Ah, sì, è il foglio, perché sennò non entriamo a stadio senza foglio. Ti ammazzo. Noi siamo Roma, ma letto al contrario, mi dicono nei commenti. Ce l'ho tatuato addosso. Fammi vedere. Sparito. Ma questo è Gucci o sì. Fucci? No, Gucci. Amor, Roma, però è cancellato. Io ho visto solo i peli. Allora, seriamente, dove andiamo a mangiare prima partita? Bro, mangiamo allo stadio. Andiamo allo stadio. Tipo Houston, come piacciono a te. Che c'hanno? C'hanno a Wallera, c'hanno a stadio. Oh, no. Vabbè, mo andiamo. Non ci hanno dato i wifi all'hotel. Lo sai che è preso 70 kg? Allora, ragazzi. Oh, okay, sì. Allora. Io ti do. Mazzei? Cos'è Mazzei? Lui è Mazzei, sì. Aspetta, Mazzei, scrive Mazzei. Sì. Okay. Tanto sì. Dietro la firma, va. E tu sei? Esposito, sono io. E dove lo vedo io la firma? No, è già tutto fatto. Stavo scherzando, sì. Stavo più aperto. Grazie mille. Ciao, sì. Bellissimo. Ha detto che sto da Lazio, io ho capito. Però grazie. Riccio. Allora andiamo. Allora, da quello che ci hanno detto, ci sta un autobus che arriva all'Olimpio e non parte da poco. Non prenderò l'autobus, te lo giuro. Però prenderemo un taxi. Corri. Siamo ancora 4 secondi. Cioè, dura più di me. Andiamo. Ma le strade sono chiuse per l'allarme bomba. No. Che allarme bomba? M'hanno beccato. Non ce la faccio più. Ha fatto. Dai, no, non ci sto. Ha fatto ritardo il treno perché mamma all'interno mia. C'era che c'era? No, letteralmente hanno fatto un annuncio sul treno. Non ci credo, quella è tutta la fila.
porco! C'è una fila assurda. Diamo l'autobus. Diamo l'autobus. Raga, ma stiamo a scherzare. È una fila di smane, c'è pure una macchina in mezzo. Presente un Uber, corri, corri. Frate, chiamo Uber. Chiamo Uber. Chiamo Uber. Chiamo Uber. Allora, non è tanto che ci mettiamo in fila, ma è mentre chiamo Uber, aspetta. Perché l'unico. No! 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 Oh, oh, stranculo. No, ma che vuol dire? Stranculo. Lui è un TikToker famoso. Quindi vi do 20 euro se mi fate sorpassare a persona. So poco, finisco i soldi. Oh, Trampone, grazie mille per la sabbettina, te amo. Grazie, Trampo. Siamo già 3-0. Raga, c'è una fila lunghissima. Mamma mia. Grande, Michael ha donato 10 sub. Michael, dai un bacione a Michael. Ti amo. Grazie Michael, ancora non ci sono gli alerts, scusatemi, però lo dice la chat. Perché non ce l'ho fatta in questi giorni, non ce l'ho fatta a organizzare e a settare tutto, scusatemi. Mi si è rotto il computer, non faccio più live. Vale, si è ha detto che si è rotto il cazzo e non fa più live. Sì. Sei arrivato ora a Milano, Michael. Beato te. Grazie Michael, ha ringraziato tutti in chat. Allora. Ok. Pronostico. Quanto finisce? Sporta sfiga, bro. Dai, devi dire. Sono la meta dell'Italia. Ah, loro con l'autobus però farà. Vedi tutti quelli in stadio. Stadio tutti quelli. Ma quanto ci metto? No. Boh, dai, oh, pronostico. Apriamo il taxi o l'altro? Il taxi. Pronostico. 3-1. Per l'Italia. Ok. Però porta sfiga, frate, non lo dire. Io l'altra volta l'ho beccata, 3-0 Italia con Bue Immobile, l'ho beccata proprio precisa. Il gol Immobile, Insigne, Insigne. 3-1 Immobile, Insigne, Insigne, se mi dici pure chi segna da Svizzera, non conosci il giocatore. Shaqiri, è l'unico che conosco. Clippatela se vinco. Mentre... Però porta troppo sfida, per te, non lo dire. Io lo devo dire. Sapete, perdiamo per colpa mia adesso. Secondo me segna Fuse Gamer. No, sto pensando. Secondo me 2-0. 2-0 secondo me. 2-0 e se gioca segna Chiesa. Se gioca. Però non ho visto le formazioni ufficiali adesso. Ho avuto troppo tempo per piangere in treno. Se no. No, Insigne no. Bernardeschi. No, se no, vabbè, Immobile io lo amo, quindi deve per forza segnare. Segna Donnarumma. Ma sta bello Immobile. Ha capito, eh? Hai capito, eh? Oh, siamo arrivati. Ah, c'hanno... Bro, prendiamo il taxi abusivo. No, non si fa. Flash. Io c'ho soldi. Però ormai siamo arrivati. 4-0 con Bernardeschi rischia già, sì. Non porta sfiga, basta. Oh, stai leggendo i commenti. Loro. Berardi non lo hai detto. No, perché non segna, secondo me. Fine. Ma il vero Mazzei. Però è il vero Mazzei o no? C'è Florenzi che guida un taxi. Ma non devi giocare, fratello. C'è Florenzi che... Raga, è palesemente Florenzi che guida un taxi, raga. È identico. Sespo becca Florenzi. Oh, è Florenzi, raga. Lo giuro. Cioè, ve lo giuro. Pure Matteo Andreini. Un botto di gente che conosce. Padre di Ross. Matteo Andreini. Guarda Matteo Andreini. È identico. È identico. È identico, raga. C'è? La mia prof d'italiano. Oh, ce l'avrei una ma non la posso dire. Perché? No. Non ce l'ho più un taxi per Napoli. No, 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 no. No, no, è occupato. Andiamo, è quello lì? Taxi libero. Ok, eccoci. Eccoci. Salve. Ciao. Vai bro, sali prima te. Grazie. Che no, gente. Però questo è il mio lato bello, quindi. Mamma mia, vai. Eccoci. Salve. Ciao. Andiamo allo stadio. Grazie mille. Si va allo stadiello.
Mamma mia. Pronostico. Pronostico della partita di oggi? Cosa? Vediamo bene. Speriamo bene, sì. Mamma mia. C'ho l'occhiaia. Stanotte non hai dormito? No. Che hai fatto? L'amore. Non mi hai detto 6 giorni? Intendevo 6 ore. Allora, io... Se buttano X fuori dalla finestra è inquinamento. Sì, non si fa, non si fa. Infatti per niente. Infatti non lo farò. Bravo, non si fa. Ragazzi, ecco il link. Il link con chi vale? Ecco chi, spiego chi. Non so il suo nome, raga. Te lo giuro, non so veramente come si chiama. Ah, forse inizia con la lettera. No. Già inizia con quella per caso? Già più probabile. Quanti giorni è stata a Roma? Una settimanella. Boh, io ho comprato casa a Roma. Mi trasferisco qui. Quella lì ho preso. Bella sta canzone. Sì. Puoi alzare? Ah, no, ti do ancora. Ciao copyright. E che c'è frega? Quello da? Che conta è il sesso che fai. Su che canale? Certo. Dice così. No. Ah. Quasi la vedo ne. Bene, capito chi sei. Dicono che fa doppietto Antonio Sbancatore. Eh? Hai capito, eh? Ah. Penso sia lui. Voi ho visto i Fuse Gamer. Raga, io c'ho una fame che mi magno. Cioè, guarda che sta diventando bella Roma. Cioè, guarda qua. Ma tutti nella live allo stadio, sì. Non tutta la partita, perché... Come no? Fede, mi bannano dopo 3 secondi allo stadio. No. Chi era? No, stavo dicendo, mi bannano dopo 3 secondi perché c'è, tipo, secondo te, la prima volta che qualcuno sbaglia, non c'è una parola bannabile. Beh, ma stiamo in tribuna Montemario, non in curva sud. Sei in curva nord. Non si può restare soli certe notti. Mamma mia. Grazie tampone. No, dovrebbe andare perfetto. No, dovrebbe andare perfetto. C'ho l'hotspot, raga, c'ho il wifi dietro. Boh, io faccio un paio di video, te li mando. Glielo chiedo adesso, lo avvio, bro. Te lo chiedo. Telefono. Quale delle quattro? 1, 2, 3 o 4? Dimmi qual è la quella che inizia con questa lettera. 3. Ok. Che poi manca poco. Sì. Per festeggiare. Manca poco e si festeggia. Scherzo. Cioè si festeggia l'Italia. Se lo stadio e mo arrivo pure io, raga. Cioè. Green ha cantato pure, l'ho sentito Green cantare. Non ho visto un cazzo perché lo odio. Guarda, mo te lo faccio vedere. No, non me ne fotto un cazzo. No, ha cantato veramente bene. Posso farti sentire? No, basta. No, lo odio e basta. Ha cantato punk veramente bene. Chiedono, Valerio Mazza, cosa vorresti fare con Pischella allo stadio? Guardare la partita. Sì, infatti, che fai? Scusa. Fratello Ciccio, bella Ci. Comunque stavo pensando, che ne pensi di, ci hanno chiesto di Tank e Peglia? Boh, io lo so da un anno, cioè. Io pure. Su che canale è? Che minchia ne so. Raga, non vedo l'ora di giocare insieme ai giocatori dell'Italia. Guarda come... che bella. Non dire chi è, eh. Guarda che bella. Fatto vedere la tua pischella. Fatto vedere Osalba, la storia è bella. È bella. Yeah. È sabba poi. Brutto. Chi è brutto? Lei. La mia sorella. Ma sopra. La tua altra sorella. No. Su canale 1 comunque la dovrebbe fare. No, che devi vedere? Guarda, ti faccio. Vai. Ah. Mare vuole vedere cose, vai. Perché tu non fai? Dai, che tristezza. Ecco qua. Cercherò io la mia delitos.
Raga, fa un caldo. Aiuto. Guarda che veramente che io faccio le storie col filtro degli amici stretti. Sì. Puoi togliermi dagli amici stretti? Perché? Ma dovrebbe essere felice. Io penso di essere l'unica persona in Italia a non usare gli amici più stretti. Io neanche. Gli amici stretti. No, te mentre te... Mentre mi chiavo? No, non è vero. Non si dice questa cosa. Illegale non si fa. Perché no? Maggiorenne? No, non si fa comunque. Io non volevo dire quello. Mentre... Uscite formazioni ufficiali. Uscite formazioni ufficiali, bro. Bro, voglio troppo... No, te lo giuro, io non uso... Guarda, uso amici più stretti. Non ho amici da mettere, gli amici più stretti. Cioè, letteralmente non li uso perché... Cioè, non li uso. Penso... Avevo fatto solo una storia prima del Covid, mi ricordo. No, avevo fatto una storia e avevo scritto tipo... Chi vuole venire con me sul Monte Bianco per registrare dei vlog? E non ci sei andato. Perché nessuno, non ho amici stretti. Io vengo. Nessuno mi ha risposto. Allora, Donna Rumma di Lore. Oh, che mi ci ho fatto? Aiuto, avevo fatto uno screen per sbaglio, scusate. Donna Rumma di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Barella, Giorginio, Locatelli, Berardi, Immobile, Insigne. Ma no, segnano Berardi. No, Berardi. Berardi? Sei sicuro? Berardi fa un gol e Immobile 2. Di Lorenzo, gran giocatore. Di Lorenzo. Di Lorenzo, gran bel giocatore. Poi che siamo quasi arrivati, dai. Che cazzo dici? Tu devi pensare così, devi pensare. Comunque, ragazzi, noi dobbiamo arrivare un'ora e mezza fa. Io c'ho fame. T'ho visto che lo stavi per fare, poi questo le chiappe hai smesso. No, è vero. Voglio fare un'altra cosa. Però non zooma più di così, niente. Ci ho provato. Che vuoi fare? Voglio zoomare sua pelata. Ma sei mia? No, non posso dirti in live. Ti ha? Ti faccio vedere, voglio vedere la tua reazione. Però non devi dire nulla, ok? Okay. Aspetta, ok, questa qui. Ma non... Lo so. Ok. Me l'aveva già detto uno. Niente, hai visto solo Vale. E poi non potrei mai vedere. La nostra vita. Mamma mia. The old Kanye. Domanda per Vale... No, non si può leggere quella domanda. Dillo, dillo. Quante volte pulisci per terra a settimana? Vedi? Non pulisce la regia, la donna zero. Sì. Quante volte scopo la donna delle pulizie? No, ti rendi conto? Sì, tanto lag, però... Bellissimo. Ah, mi ha attaccato il mio miglior amico d'infanzia. Attacco non si sente perché lagga. Guarda il spettacolo. Cioè, raga, ma stanno scherzando. Verme. Che pezzo di merda. L'altro giorno mi aveva invitato Valerio per lo speed date, ma l'ha pisciato. Non mi ha mai scritto un cazzo. Ha detto che Vale ha pisciato, ha detto vabbè. Io lo voglio fare lo speed date, so fortissimo. Beh, che spettacolo, guarda qua. Che spettacolo? Stava scherzando. Le pischelle di lui. No, guarda che spettacolo qua. Barella. Valerio Mazzelli, lo sai che io gioco il secondo tempo forse? 5 minuti mi fanno giocare. Sì, lo sento. Con Nazionale Cantante. Oh, lagga troppo Edo. E allora uscite da questa live, andate a fare... Sì, hai ragione, ve la spogliatemi, grazie. Non è vero, non gli ha scritto. No, ho fatto screen per sbaglio. Ok.
si va allo stadio, ragazzi. Abbassa la mascherina. No, non si può. Fallo. La prima partita 4, la seconda 6. Che pippe. Devo ringraziare, non sono andato io. Simone Bellini non la passa. Simone Bellini è una segaccia, è proprio Dario Fausto. Ma non passa cosa? Ragazzi, sono entrambi forti. Love you bro. Io sono innamorato di Chiesa, dico la verità. Io sono innamorato di Chiesa. Ho scoperto che il treno è stato cancellato. No, Michael. Ma che povero Simone. C'è Cori, frate. È dentro una solca. Guarda che faccio. Lo sai che con la mascherina, se sei forte, fai così, tagli anche una penna. L'ho visto su web. Lo so, l'ho già fatto io. Hai tagliato? Ho tagliato il mio pene. Oh, grazie Roma. Vuoi vedere? No, non voglio vedere. Valerio è il più sottone. Penso di essere il pischello meno sottone che incontrerai in tutta la tua vita. Ok, adesso l'hai rimarchiato per farlo, il sottone. Dai amore, per favore, perdona. Perché 40 minuti di ritardo? Perché c'erano persone strane in treno. Questa è stata la citazione loro. Io non ho visto persone strane, quindi vuol dire o eravamo io e Vale. Mami su, che cazzo poi mi spezzi il cuore. Una canzone. O che ti chiamo troia o che ti chiamo amore. Di chi è? Non lo so, molto facile. Sua. È la mia nuova canzone. Ci dai uno spoiler della tua nuova canzone? Ok. Quando 12 luglio parte 2? Ti chiedono. Quando il 13 luglio, quindi? Sì. La tua nuova canzone, sì. Veramente. Dai, fammela sentire. La muto. Mi muto, guarda. Mutato. Non ti sei visto. Sì, sono mutato. E che cazzo lo dici? Mi avevi chiesto prima? Feci Ronaldo o Messi? No, prima, che cazzo mi hai chiesto? Ah, di chi è quella canzone? Ah, e... non lo so. Raga, non ce la faccio. Oh, Trappone, grazie di 100 bizzarelli. Raga, se qualcuno dona dei bizzarelli o... se sub, abbonatevi, con Amazon Prime è gratuito. Ditemelo, perché non ho ancora gli allers, scusatemi. No. Ah, ok, aspetta, se... ok, ci sono. Guarda come va a finire lo spoiler di per davvero. Questa cosa che sembra. Anche Davidone. Sarà per l'età. Ma soltanto in chat. Penso ancora a te. No, dai. Perché no. Una ok, l'ho mutato. 10% cazzo, mi si scarica il telefono. Cavolo. Mamma mia. Fratelli, te lo canti l'inno? No. O te sei americano? No, però io non seguo il calcio. Sei in francese. Pensavo. Ma quanto sappia De Sia è quello che ha fatto l'inno d'Italia? L'inno di Mameli. Perché cioè lui quanto. Chi ha i diritti? È vivo. Chi ha i diritti? Non so chi ha i diritti. Chi ha i diritti dell'inno di Mameli? Ma è vivo o morto? Primami su. Basta. Poi mi spezzi il cuore. Basta. Ora la faccio censurata. No, il power bank non l'abbiamo portato perché non avevamo le tasche, non possiamo portare niente dietro. Te la faccio censurata. Primami su chi. Poi mi spezzi il cuore. Vuoi che ti chiamo? Che ti chiamo? Chiedono. Simo chiede, ma 12 luglio è disco di platino? Sì, ciao, non è manco disco d'oro. Che schifo, io me ne vado. Però nel disco. Ecco perché Grimbald non ti ha invitato. Lasciatecela qualche disco. Porca puttana, se ce l'ha. E di Giorgia no. Ah, raga, lo so che stiamo in ritardo, non è me lo dovete dire voi. Ma lo sai, faccio 12 luglio acustico. Sì. Va, figo, spacca. Chiudete il finestrino, vedete. Ancora un po'. Ciao, sono Yuri. Quanto manca? Di preciso? Siamo quasi. Ah, la cosa bella è che manco abbiamo tra il parcheggio. Cazzo.
Prendo le ragazze allo stadio, cosa sta succedendo? Che è successo? Chi fa sport, beve un evento. Parola di Alessandro. Mi dissocio da quello che ha detto Valerio. Cosa? Che ha detto? Stava in bocca alle ragazze allo stadio. Capitolo 2. E quindi? Le pischelle. E quindi? Non si sono mai inculate lo stadio le pischelle quando ci andavo io. Mi dissocio completamente da quello che ha detto. Ma no, ho detto che non possono seguire mi calcio. Mi dissocio ho completamente detto che non ci sono mai da andati. Questa affermazione. Vabbè. Siamo arrivati all'Olimpico. Domanda per Valerio Mazzei, mai pensato di entrare? Eccolo lì. Mille. Venite allo stadio. Ah, troppo. Venite allo stadio, se becchiamo tutti allo grazie stadio mille, di Roma. Buona serata. Ma abbiamo sempanino. Muoviamo. Stanno là in culo le paninarie, non stanno davanti. Mangiamo dentro. Ah no, là ci stanno Big Stefano. Prima proviamo a entrare, poi compriamo qualcosa. Ma che capelli di merda, paro un coglione, ti insieme. 16. Siamo... Burger. Prendiamoci un burger. Burger. Siamo arrivati. Raga, voglio un panzerotto. Strano, come in tour. Vediamo che non ci picchiano allo stadio. Ma chi te picchia? Tutti. Guarda, scialla. Cioè, oh, guarda le sue live su Twitch come sono più professionali. Non vale, lei fa le live più professionali. E vabbè. Scialla. Allora siamo arrivati, raga, a stadio. Io c'ho tutto. Un biglietto già in tasca. Non ci credo. Cosa? Cosa? Noi dobbiamo andare a Monte Mario. Dall'altra parte sì. Davvero. Ci ha lasciato in davvero. Signori e signori, dove va? Biglietti? Davvero fratello, sì. Ci ha lasciato nei distinti di sud, se non sbaglio. Ciao, come stai? A posto? Possiamo fare una foto? Ovvio, ci mancherebbe. Dove ce l'hai i biglietti te, fratello? Te che stai? Ingresso A, B, A, vedi, Trastevere, siamo dall'altra parte. Dove tra... sta la Monte Mario? Dobbiamo fare il giro dello stadio, Monte Mario è l'altra no, parte completa. Abbiamo un altro tasso. No. Bello. Ah, scusate. Porca troia. Non ci... Oh, passiamo di qua, attraversiamo qua. Porca puttana! Porca! Svizzera merda. Svizzera? No, ma qui non si può attraversare. No, quanti ci vediamo? Dobbiamo fare il giro dello stadio. Sì, dobbiamo fare il giro. Dobbiamo fare il giro, fratello. Fidati. Non attraversare. No, no, non stiamo attraversando. Ho semplicemente detto dobbiamo. Sì, dobbiamo fare il giro. È quello che ho detto io. Senza che piagne. Qualcuno ha pianto. Che cazzo rompono i coglioni? Lo sai perché? Perché cazzo l'hanno messi fuori dallo stadio? A me li mettono dentro se vedo una partita. Bro, scherzo. Ma io dico proprio angolo. No, non ti vanno entrare. Per Covid e tutte le cose, non ti vanno entrare. Dai, mettiamo un cazzo di monopattino. Corriamo! No. Oh, oggi la sfiga più sfiga della sfiga. Cioè? Oh, frate, è successo di tutto, è successo. Ora attraverso qui. Dio non so. Nudo. Vediamo se c'è Dot. Oh. Che è Elbitz? Non posso prenderlo io, Elbitz, perché c'è Buffi, devo pagargli 4 euro. E non me lo fanno più sbloccare. Prendiamo, siamo arrivati ora, dobbiamo attraversare, fa... Tranquillo. No, ma l'ingresso sta qui a destra. Ma vedi, Elbitz? Scusate, signori di Elbitz, giuro che vi pagherò prima o poi. È che mi avevano bloccato la vecchia carta. No, voi, che è? Board... No, frate, scialla, no, col monopattino fa una fine dove quel Ciaone. Coglione. Ma che? Facce piano. Ah, ma che marca è? Famo come. Oh! Che minchia è successo? Aiuto? Si è bloccata la live. Si è rotto il telefono. Che bello. Che minchia è successo? Spettacolo, me lo presti bro. Che cazzo è successo? Vabbè, la live è via. Oh, ok, ci siamo. Ok.
Sì, si vede, voi mi vedete, però io non vedevo voi. Dovremmo attraversare, però è rosso, quindi corri, appena non c'è nessuno. No, scherzo. Sì, io so, mi vedete, solo che per sbaglio avevo cliccato regalo una sub e si era aperto tipo una cosa strana. Buonasera, se scopale. Ecco. È un po' in fronte. Il tuo residing, guarda qua, guarda qua. No, sto bene, okay, guarda qua. Nena, nena. Dovevamo entrare un'ora e mezza fa. Grazie amici di Italo. Ah, bro, non facciamo questo. Ma è la cosa più utile del mondo. No. Ah, funziona? Sì, funziona, come c'è qua. Visto. Oh, mamma mia. Poteva farlo pure... George, sì. No, l'imprenditore. Qua? No, è a sinistra. Dai, frate, guarda che cazzo di... Frate, Ma porco tu, abbiamo un monopatto. Frate, ci ha lasciato a dall'altra parte, perché c'è la... Perché è un coglione. Io te l'ho detto, perché è così lontano? E sembra fatto, no, perché lo stadio è questo, però io non mi ero accorto che era... Non era Monte Mario, ma era la Tribuna Tevere, che è completamente l'opposto. Lo sai com'è che potevamo fare? Entravamo, attraversiamo in mezzo al campo. Ma che cazzo ho detto? Non il campo! Intorno allo stadio. Non puoi farlo, non puoi farlo. Certo che puoi! Non puoi farlo. Sempre fatto! Non puoi farlo! Ma io sì. Non puoi farlo. Vabbè, te prima mi sono cazzo e poi mi spesso il cuore. Guarda tutti i fake fan dell'Italia. Tipo te. No. Io non imbocco tutto. Una bambina di 7 anni oggettivamente non ci capisce un cazzo dell'Italia. Però è un'esperienza. Sì, ma non ti devi mettere la maglietta. Perché? Che fai? Cioè, scusa un attimo. Te secondo me ti più la Svizzera che l'Italia. No, serio. Ma che sto a dire? Stai tutti i giorni là in Svizzera? Vabbè, ma Lugano è Lugano. E per quanti giorni stai a Lugano all'anno potresti chiedere la residenza a Lugano? Mezzo sì, Potresti farlo. E vado le tasse. Oh, no, Forza non si Italia chiama. Invece. Sì, perché? Forza Italia. Perché? C'è una milf gigantesca dell'Italia. Allora, pensa adesso. Però abbiamo uscito immobile da anche fatto. Brutto che è Valerio, dice Ile. Ma tua madre. C'è Immobile. Raga, c'è Ciro. Raga, c'è Ciro, Immobile, c'è scritto lì. Se c'è scritto la maglietta, secondo me è vero. Vuoi che ti chiamo, tro? Ok. E abbiamo preso il vantaggio a Vale. Abbiamo preso il vantaggio. Perfetto. Non ce la faccio più. Odio la mia vita. Mi fa proprio schifo. L'hai rotto, hai rotto questo. Hai rotto questo. Che schifo. C'è la felpa da Roma. La mia Roma. Lo sai perché. Comunque sì, l'infamazio poteva girare. E me ne sono accorto troppo tardi. Dopo mezz'ora. Na, pedoni a destra. Andiamo. Mister? C'è mister? No? Vale, ti sei schiarito i capelli? No, me li sono tagliati da solo con le forbici. No, il residing sta iniziando a colpire. Scherzo. No, ho letteralmente fatto questo. Raga, non ce la faremo mai. Ho fatto questo e ho fatto il tac. Fatto bene. Dove stiamo? Stiamo fuori allo stadio. Mamma mia, non ce la faremo mai. Calco è da là? Dai, frate. Ok, qui è successa la stessa cosa che ho sbagliato io l'altra volta. Calcolà che noi appena ci sediamo inizia la partita. Facciamo rate, lì. Cioè si vede noi che imbocchiamo e tipo fratelli mentre prendiamo i posti. A me. Infatti ragazzuoli, io pipiscio la live. No. Mi sono rotto le palle. Tenere il telefono in mano, capito? Allora dentro la ricominci. No, non lo so se ricomincio. Tanto esce il vlog domani. Oh. Scusi, per la D? Che cosa? Eh?
a destra. Ah, ok, grazie mille. Siamo arrivati. Ah, ecco, di, eccola. Bello, ti ho detto, siamo arrivati. Ci siamo fatti due. Ma hai visto come gli andava a lavorare? Eh sì. Ecco, io a destra. Vamos. Ah. Sì, inizia fra un'ora, però vorrei tipo mangiare. Ma che cosa? Sì, inizia 50 minuti. 50 minuti. Sì, ora dobbiamo vedere se ci hanno entrato. Che quello è un grandissimo obiettivo. Vabbè. Entrare allo stadio. Quello che dobbiamo benissimo entrare e andare a sinistra al posto di questo giro del mondo. Non si può fare. Porco due. Non si può fare. Di prendere il documento. Prendi il documento. Sì, 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 abbiamo l'ingresso di. Sì. Mamma mia. Adesso inizia la parte complicata. Prego, sei dentro. Inizia la parte difficile dove devo prendere i documenti. Eccolo qui, ha preso il documento. Sta cadendo tutto, ok. Allora. Allora. C'è un cestino per buttare dopo no, cosa qua? Ah, proprio così, per terra. Dopo no, scusa. Così. Ah, così. Sì, così. Uno, oh, scusi. Io, ok, grazie. Sì, uno e il mio documento. Va bene, no, il documento poi. Ah, okay, grazie. Cosa c'è? Oh, ecco il documento. Devo far vedere anche il risultato del tampone. No, dico. Sì. Ecco, insomma, c'è mani un attimo qua, devo raggiungere un secondo. Grazie. Comunque perché gli ha fatto buttare un elmo tipo di metallo, quindi è incazzato. Beh, giusto. Sì. Ecco qui, ecco, scusa, anche c'è mani. Ah, grazie mille. C'è solo un problema. Io e il mio amico veniamo da Milano e qui è scritto controlla la tua fascia oraria perché Ida l'ha fatto 45 minuti di ritardo. Fascia oraria. Vabbè, no, io ti dico. Qua passate, non lo so. Ok. Aspetta, ma davvero? Vabbè, dico. No, perché. Lo dici prima. Grazie mille. Lo dici prima. No, sei un coglione. No, perché ti passano così. Ma se passavamo e poi li faceva. Ah, no, è vero, non puoi. No, no, lui è un presentatore televisivo, nel mentre. Beautiful Dire of home. Capito? Cioè. Non mi ricordo il nome, però è uno che lavora in TV. Guarda, reggi e inquadralo dietro. Aspetta un attimo. Ma chi? Quello che sta dietro di te. È quello che fa. Dai, la mia sinistra dietro. Dietro, che sta parlando della prima della foto. Sta troppo lontano. Guardate, non ci faranno entrare, sei sicuro? Strano, così. Allora, ti dico che io stavo nella lounge l'altra volta, stavo vloggando con la telecamera, non mi facevano entrare, mi hanno fermato perché hanno detto non puoi entrare con una telecamera. E ho detto è una telecamera. Beh, ti sei beccato il pezzo di merda, cioè. Sì, e mi hanno fermato lì e stavo anche, cioè la gente lo sa perché ho fatto vedere. E mi hanno fermato 5 minuti, poi alla fine hanno detto scialla, è una telecamera e mi hanno fatto entrare. Perché alla fine dici tipo scusa, ma se voglio registrare col telefono, cioè registro con qualsiasi cosa. No, non era Bonolis. Chi era? Come si chiama? Guarda, non mi viene il nome. Ma che fa? Non mi viene il nome, però te lo giuro. Cosa fa, tipo che programma? Te lo giuro, non. Aspetta, te lo dico subito. Te lo faccio vedere, se non sbaglio è questo. Scrivi mercante in fiera. Vai, una apri una nuova pagina. Quello con i capelli bianchi. No. Scrivi mercante in fiera. Vai giù, accetta, no, giù. Accetta. Vabbè, scialla. Ok, programma TV. Lui. No, non è lui. Sarebbe lei. No, ma che. No, com'è che si chiama allora? Non si chiamava. No, non si chiamava mercante in fiera. Come si chiamava? No, non è Jerry Scotti, raga.
Beh, non mi ricordo. Raga, mi ricorderò. Raga, adesso stacco la live e non posso con tutte le cose. E se sentiamo direttamente dopo. Ciao. Ciao. Sì, sì. Perfetto. Andate pure dai ragazzi più avanti. Ah, no, faccio così allora. Perché Bluetooth acceso? Perché tramite Bluetooth ti fanno la... Io vado dalla persona che sembra più gentile. Sono dei ragazzi del più gentile. Vado dalle tutte a sinistra. Salve, so, ecco qui, biglietto. Vai. Grazie mille. Grazie a te. Buona serata. Oh, vai. Scansione il codice QR nella tua. Ciao. A posto. Grazie mille, buona serata. Fatima, togli la telecamera dalla mano, cioè dalla tasca. Il portafoglio. Sì, sto tenendo il portafoglio alla tasca che... Ok. Sono... Sì. Ma sta a far video in diretta? Ma stavo... Sì. Tolgo? Sì, magari. Aspetta. Sì, ok. Oh. Ok. Fa anche bloccarlo. Ok. Aspetta. Mamma mia. Non so perché rompono un botto per i video, ma metto, non farti vedere dai finanzieri. Oh bro, che mi dicono i finanzieri se sto registrando? Cioè sto facendo una live. Ma per me, ma dottor cazzo mi ha fatto, devi aspettare 10 minuti più indietro. Ho fatto no, sto aspettando ancora. Ma infatti non so perché. Ho detto di tutti strafrustrati, ma fate. Sì, sono un botto arrabbiati, non so perché. Mercato è mercazzo. Sono sempre tanto arrabbiati. Cioè, viene sto a fare un video. Cioè, nel senso, la partita dell'Europeo, che non succede in Italia dall'80. Quello vestito da cosa? Aspetta. Ok. Ah, grazie mille. Ci sarà un altro controllo. Grazie mille. Sapete che ho fatto? I gruppi stanno. Allora. Mazza, c'ho così tante cose in mano che. Voi mi vedete tanto, eh? Metti... No, ho messo il blocco. No, non metto il blocco, raga, sai che ho fatto? Ho tolto l'applicazione e ho messo sulle notizie. Quindi si leggeva tipo... Renzi ha detto questo, quello ha detto quell'altro, Salvini ha detto quell'altro. E quindi quando mi guarda il telefono dico, no, sta leggendo le notifiche. Cioè, sta leggendo le notizie. Faccio così perché tanto mi vede lo stesso. Capito che faccio? Tanto questo rimane sotto. Non blocco. Tolgo. E rimane sotto, ma comunque si vede. E così la gente vede tipo, ah, sta leggendo il messaggero. Se mi dessero di qualcosa. Pronto, dovrebbero di un cazzo. 40 gradi o sì, un botto. Solo perché stiamo in Italia, oh, solo in Italia succede sta cosa. Che quando registri piangono. Tutti odiosi. Oh, messaggi a testa, date via da sta live. Anzi, ciao, vi saluto. No, vi saluto, raga, veramente. Beh, perché non io faccio, sto sudando. Ma dentro quella li avvio. Vabbè, no, la tengo, dai. Ma fai la live illegale di tutta la partita. Non posso, mi arrestano. Ma davvero? Sì. La fammi fare così. 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 Scusate, raga, reggete un secondo. Mo entro, mi fanno entrare. Muoio. Sto sudando! Sto morendo! Raga, sto schiumando. Oh, è utile il test del Covid per ora, eh? Sì? No, non so. Ma che controllo devo fare adesso? Ecco. Ciao, salve! Ingresso 2. Grazie mille. Capito? Almeno ti ha trattato bene. Vabbè, perché era innamorata di me. Ci viate la sleppa, raga, ve lo giuro. Capito? E poi si arrabbia se faccio un video. Ma noi stanno un botto i controlli, raga, mo vi faccio vedere. Mo passiamo tutti i controlli, ve li faccio vedere. Di nuovo?
pure te potevi iniziare a urlare solo bere, vogliamo? Ma io non bevo acqua. Vabbè, non siamo ancora entrati del tutto, mi sa c'è un ultimo controllo forse. C'è un ultimo controllo qui all'ingresso. E poi siamo entrati. Forse. No, abbiamo superati, stiamo dentro. No, dobbiamo fare ingresso 2, entrare e mettere lì. E accettare questo. Se ci accettano questo sei dentro. Cioè, ecco. Autorizzo. Oh, ecco. Grazie mille, buonasera, al lavoro. Siamo entrati ufficialmente adesso. Mamma mia. E ora dobbiamo trovare il posto. O ci mettiamo a caso, non si può. Allora. Wow, siamo entrati, non mi pare vero. Regia. Sta a morire. Eccolo! 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 Bello lupacchiotto! Che schifo! Io non ho bevuto un cazzo di niente, ma cosa cazzo dite? Ma frate, sai i biglietti nostri? Sì, adesso te li dico. Dimmi un po'. Sono stato qui qualche giorno fa per la prima partita dell'Europeo, adesso finalmente, insieme a Vale. Ah, non te l'ho detto, grazie mille per avermi regalato i biglietti. Ah, me l'ero scordato, grazie. Adesso andremo a metterci nei nostri posti, poi andremo. Io voglio magnà, porco due, voglio solo magnà, vaffanculo. Bro, mi sa che iniziata stanno già 4-0. Aspetta, che perché qui è la... Dobbiamo andare all'official ospedale. Grazie. Sono già dentro in campo, porca troia. Bro, ma dici che possiamo entrare negli spogliatoi con loro? A farsi... E scrivo a Ciro, gli mando un messaggio. Ah, beh, ma c'è il numero o c'hai Insta? Sto scherzando. Non lo so, no, dico c'hai il numero o c'hai Insta? Ah, sì, sì. Vabbè, scrivi a Bro. Scrivo, Ciro, senti, non mi hanno dato il lunch, io ho fame. Beh, sì. Mi dai per favore un panino? Ma dici che se ti becca ti riconosce? No, secondo me no. Non so, ma l'ha fatto con altra gente? Eravamo io, Ciro e me. Ma siete di qua tu? Di qua dobbiamo andare dentro. Ti reggi un attimo la live. Ma perché se stiamo allontanati dallo stadio, sì, mannaggia? Questo è l'ingresso. Due PS. Veramente strano. E due, frate, dobbiamo andare qua. Perché poi rientro. Sì, ci credo, però porca puttana. Frate, pensa. Frate, pensa quando... Bro. Pensa quando te canterai e farai lo stadio olimpico pieno e le persone diranno che palle, ma perché mi devo alluggere, no? Penso che se faccio lo stadio olimpico mi suicido sul palco. No. Beh, giusto. Hai vinto, cioè. Hai vinto. Alla fine della giornata. Olimpico hai vinto. Mi dovrei togliermi la mascherina. Lo sai che non si può? Ma che cazzo dici? Non si può. Però lo faremo. Noi siamo distanziati, vaccinati. Siamo vaccinati. Grandi, grossi e giugioloni. Ma siete in ritardo? No, dici, fratente, sfugge in cazzo, No, hai detto siete in ritardo. No, ci voleva insultare. Ci voleva insultare, dopo. 2 BS, fila 23. Se volete venirci a salutare. E noi vi manderemo a fan. Che è? Qual è? Fila 23. Fila 23. Posto 4D. Posto 4D. Olè. Tribuna Montemario. Lo sai che per mangiare abbiamo riserve? Entrata 2, non è vero. No. Mamma mia. Senti il fiatone che c'hai, porco due, mi stucco due pacchetti di izza, coglione, fumatele te. Tieni un attimo, infatti, mi stuccherò una izza. Bravo che me l'hai colpito. Greve. Beh, io non so più quale sia l'ingresso, sto per piangere. Sto per piangere.
ce la siamo persi l'ingresso allora, mi sa. Sì. Che lo so. È solo in mezzo, fratello. Io non so quale sia l'ingresso, perché non so quello. Io continuo a camminare. Non è questo. Ah. Frate, chiedigli dove dobbiamo andare per fuori. Oh. No, non è questo, aspetta. Non so dove andare. Chiedi. Non lo so, devi chiedere al suo. Ah, sì. Vedi quelli. Chiedi dove è il 2 perché hanno detto di venire qua. Sto studiando. No, dopo perché c'è sono le personalità che devono entrare, la polizia entrare, fanno passare e poi dopo. Ah, ok. Cazzo, forse avevano bloccato per noi. Cioè, bloccano per i VIP, cioè bloccano i VIP per i VIP, non lo so. Bloccano i veri VIP per chi è sto coglione? Presidente della Repubblica. No, scherzo. Dico porca puttana, ma vaffanculo. Che mi fa. Scherziamo, due ragazzi. Due per uno. Scherziamo. Sì, sì. Scherziamo. Meno male che laggava, va. Ah, qua c'è il cibo, porca. Regà, vi saluto. No, perché non prende internet. Qua adesso vai avanti. Regà, vi saluto se beccamo su YouTube, ma domani. Prima il cibo. Mi sa sta qui sotto il cibo. No, non qui, adesso. No, fra non prende. Lagga.